però per colpa del tutore che non ha risposto, come tante altre volte che è già successo, la madre il giorno del compleanno della bambina non ha avuto la chiamata, cioè la madre non ha potuto fare gli auguri a sua figlia il giorno del suo compleanno. Ditemi voi se questa è una cosa normale. Neanche a Natale. Neanche a Natale. Questa non è una cosa normale, è tutto per colpa di chi? Del tutore che non fa il proprio lavoro. È una cosa che non deve esistere al mondo, perché oltre alla bambina che ha già avuto tantissimi traumi nella sua vita da quando è nata, questi gliene aggiungono altri e non va bene, perché poi la bambina quando crescerà chi la aiuterà se non la daranno alle zie? Chi la sosterrà nella sua vita? Chi? Loro che non l'hanno mai aiutata, che non hanno fatto chiamare la madre neanche il giorno del suo compleanno? Chi? Chi la aiuterà? Grazie al cielo, nel momento peggiore io ero uscita dalla stanza per prendere gli atti, ma che insieme ai nostri legali abbiamo deciso di non mostrare affinché loro facessero direttamente l'accesso agli atti, perché noi, a differenza di qualcun altro in questo municipio, non commettiamo reati. E davanti alla denuncia che abbiamo già fatto ai servizi sociali, a nostro avviso, per false dichiarazioni al pubblico ministero, per le quali la bambina viene tenuta in casa famiglia da parte di alcune persone, di una persona di questi servizi sociali, abbiamo chiesto alla presidenza di intercedere. Hanno chiamato la dottoressa? No, c'era la Paoletta e la San Gregorio, mi sembra. Ok, c'era presente l'assessore ai servizi sociali e la dirigente dei servizi sociali, i quali, pur avendo preso atto di quanto noi stavamo dichiarando, hanno proposto di, ripeto, in mia assenza, perché non, se avessi ascoltato direttamente non avrei reagito forse educatamente come è stato, come mi sono mostrata per tutto l'incontro, hanno proposto che pena o a patto del ritiro della denuncia avrebbero cambiato la loro dichiarazione, avrebbero fatto una nuova dichiarazione al pubblico ministero. Per salvarla. Noi abbiamo detto che secondo noi davanti ad un reato la pubblica amministrazione ha il dovere anch'esso di prenderne atto e procedere ad altra denuncia insieme alla nostra, ma la loro tesi è stata: no, allora aspettiamo che ci comunichi il pubblico ministero di questo procedimento e poi sospenderemo la persona in questione, ma in autotutela nei confronti della persona, in quanto noi a lei crediamo. Quindi io, rispetto a questo, mi chiedo: allora perché volevano che ritirassimo la denuncia, per cambiare la dichiarazione? Detto questo, naturalmente la polizia mi sta ascoltando, dopo ci recheremo nuovamente agli uffici per fare una nuova denuncia rispetto a questa proposta indecente della pubblica amministrazione, alla quale comunque abbiamo detto che faremo una ulteriore PEC oggi pomeriggio, perché a nostro avviso i servizi sociali hanno il dovere, e si sono offesi, hanno fatto la sceneggiata, perché in uno dei cartelli di queste mamme c'era scritto Ostia come Bibbiano. Ripetiamo, Ostia sta facendo gli stessi abusi commessi in un'altra parte d'Italia che si chiama Bibbiano, cioè quella di riferire falsamente a un pubblico ministero ai fini di detenere una bambina in una casa famiglia. Quindi noi da oggi continueremo a procedere su questo procedimento e per riportare Beatrice a casa, perché ogni bambino ingiustamente allontanato deve tornare a casa. Brava Lucetta, volevo aggiungere un paio di cose. Allora, noi abbiamo adesso parlato con il presidente, con l'assessore ai servizi sociali, si è poi presentata la responsabile dei servizi sociali. Quello che a me è rimasto, come dire, un po' strano e che la responsabile dei servizi sociali si preoccupasse semplicemente del fatto della denuncia, cioè invece di dire accerterò cosa è successo, non riesco a capire perché siano state fatte delle dichiarazioni diverse rispetto a questa questione, avvierò un procedimento anche in autotutela, ma non a difesa della persona, ma io spero a difesa della bambina, si è preoccupata semplicemente di questo. Noi riteniamo che tutto ciò sia veramente intollerabile. Qui c'è la vita di una bambina che va salvaguardata, va tutelata e va protetta. Qui ci sono delle zie che si stanno battendo stoicamente per cercare di avere delle risposte e soprattutto per avere l'affidamento di questa bambina. Non capiamo perché questo modo, questo ostracismo da parte loro.
io non credo, insomma, che queste persone in qualche modo vogliano realmente darci una mano. Si preoccupano più, e questo lo dico Maducetta, diciamo, della loro credibilità sia politica che amministrativa. Non molliamo neanche di un metro, saremo qui fino in fondo. Due, ho ascoltato tutto e noi avevamo, io e mia sorella Paola, ampiamente fiducia in questa assistente sociale, e quando abbiamo comunque letto dagli atti quello che lei aveva dichiarato per quanto riguarda Beatrice, noi siamo rimaste veramente male perché avevamo fiducia in lei. Ma la cosa più brutta e più schifosa è che loro, in tutta questa faccenda, mia nipote rinchiusa dentro una casa famiglia, vogliono salvare l'assistente sociale. Questo è uno schifo. Io rivoglio Beatrice a casa, io e mia sorella. Vogliamo la bambina a casa subito, perché io non mi fermerò mai davanti a questo. La mia unica cosa nella vita adesso è avere mia nipote a casa. Poi, visto e considerato quello che ho ascoltato oggi dentro questo ufficio, mi batterò ancora di più. Grazie a Maricetta per tutto quello che sta facendo per noi.